passare alla porta della biblioteca. E, pallido, come l'ospite di una tomba, un domestico entrò camminando in punta di piedi. Aveva uno sguardo folle di terrore e mi parlò con voce tremante, soffocata, bassissima. Cosa diceva? Intendevo soltanto dei brani del suo discorso. Diceva ad un grido pazzesco che aveva lacerato il silenzio della notte, d'un raccogliersi di tutti i familiari, d'una ricerca in direzione del suono. Poi il tono della sua voce divenne paurosamente distinto, mentre mi bisbigliava di una tomba violata, d'un corpo avvolto in un sudario, sfigurato ma tuttavia respirante, tuttavia palpitante, tuttavia vivo. Indicò i miei abiti. Erano infangati e chiazzati di sangue. Non parlai. Ed egli mi prese delicatamente una mano. Recava impresse ferite d'unghie umane. Diresse il suo sguardo a un oggetto contro la parete. Lo guardai qualche istante. Era una vanga. Con un grido mi precipitai alla tavola, afferrai la scatola che vi giaceva, ma non riuscii ad aprirla. Nel tremito mi scivolò di mano e cadde pesantemente andando in pezzi. E fuori ne ruzzolarono, con gran fracasso, alcuni strumenti dentistici, mescolati a 32 minuscoli oggetti bianchi, come d'avorio, che si sparpagliarono qua e là sul pavimento. Erano i 32 magnifici denti di mia cugina Berenice, che mi avevano ossessionato durante la sua malattia e che a 6 mesi dalla sua morte avevo ritrovato quella terribile notte in cui non ricordavo cosa avevo fatto, cosa era accaduto. Ho già letto questo vostro racconto. Ma narrato da voi direi che sembra quasi vero. Chi siete? Alan Foster, giornalista del Time. Ah, il giornalista che mi ha tempestato di lettere per 5 giorni. Non avete mai voluto ricevermi? Era l'unico modo per tentare di avere questa intervista. Non capita tutti i giorni che Edgar Allan Poe si trovi a Londra. Questa infatti è la prima volta che vengo in Inghilterra. E sarà certamente l'ultima. Londra vi ha dunque tanto deluso? Mi ha deluso la vita. Accomodatevi, prego. Vi dirò subito che non sono un romanziere, ma un vostro collega, un cronista. Tutto quanto ho scritto finora è realmente accaduto. Solo nella vostra immaginazione di scrittore geniale ma fantasioso. No. È pura e semplice cronaca, mio giovane amico. Voi mi trattate come un ragazzo, ma non avete che 7 anni più di me. 7? No, tutti i millenni già vissuti e intervallati da una parola che non esiste. La morte. Siete straordinario. Se veramente la morte è l'unica cosa certa, allora... Voi confondete la tomba con la morte, mio giovane amico. Una lastra di marmo che chiude un sepolcro può darci la certezza della tomba. Non dell'oltretomba, che è popolato da un incalcolabile numero di viventi non ufficiali. Vi prego, non burlatevi di me. È impossibile che un uomo della vostra intelligenza possa credere a una vita nell'oltretomba se non per dei fini poetici. Vi sono grato per avermi saputo dare del cretino con squisita eleganza. Questo non era davvero nelle mie intenzioni, credetemi. Io vi stimo e vi ammiro troppo per potermi permettere simili licenze. Ma sono assolutamente convinto che il ciclo vitale termina con la morte che conduce alla tomba. Al di là, il vuoto, il nulla. Pertanto, niente di materiale, di terreno. Lo spirito è impalpabile senza il corpo che è essenza dei vivi. I morti non possono tornare sulla terra come nei vostri romanzi e tantomeno impressionarci. Io ho una paura atroce, sì, ma solo dei vivi.
che cessano di fare del male solo dopo la morte. Permettete, signore. Sono Lord Thomas Blackwood e sono pronto a scommettere 100 sterline che non riuscirete a passare la notte nel mio castello di Providence. E perché? Credete che fuggirei tremante di paura, forse? No, non scapperete. Di tutti coloro che hanno accettato la mia scommessa, nessuno è uscito vivo dal mio castello. Mi dispiace, ma non posso accettare la vostra scommessa. E fate bene, mio giovane amico. Ho sentito parlare del castello di Lord Thomas, situato sulla collina di Providence, al mio arrivo a Londra. Esattamente un anno fa, gli ultimi ad entrarvi sono stati due giovani sposi in luna di miele. Sì, lui era un cugino di mia moglie. Per quanto mi è stato raccontato, e solo Lord Thomas può smentirlo, non ne sono più usciti. Certo, si saranno trovati bene e sono rimasti. Non vorrete farmi credere che sono svaniti nel nulla. In un modo o nell'altro, morti o vivi, avranno lasciato il castello. Mi spiace contraddirvi, ma ha detto bene il signor Poe. Non sono più usciti. Riposano infatti nel vicino cimitero di famiglia. Io cerco tutti gli anni un coraggioso che accetti la mia sfida nella speranza di sfatare questa tremenda leggenda. Ma siete un giovane simpatico e sono lieto adesso che non abbiate voluto accettare la mia scommessa. Non è che io non voglia, milord. Non posso. 100 sterline è una somma che le tasche di un giornalista onesto non contengono mai. 10 sterline, sì. Per 10 sterline accettereste? Quando volete. Deve essere stanotte. La notte dei morti. Soltanto tra la mezzanotte di oggi, 1° novembre, e l'alba di domani, i morti tornano nel mio castello per rivivere la tragica vicenda che li strappò alla vita. Bene, allora questa notte approfitterò per consolidare la mia teoria e scrivere un articolo sensazionale sui castelli del terrore. Pensateci bene però, mio giovane amico. Ci ho già pensato. Il tempo di poter finire questa intervista e poi andiamo. No, dobbiamo andare subito. Il castello è lontano. E con la mia carrozza impiegheremo non meno di 2 ore. Sì, ma devo pure scrivere il mio articolo. Se è questa la vera ragione, potremo chiacchierare durante il viaggio. Perché se non vi dispiace, vi accompagno. Ci onorate, signor Poe. In questo caso, andiamo. Vi chiedo solamente di passare un istante al giornale. D'accordo. Grazie, signori. Buonanotte. Buonanotte. Non avete mai provato a scrivere racconti ispirati alla realtà? La realtà giace sempre al di là, al di fuori o al di sotto di tutte le forme stabilizzate, sia della società, sia dello spirito. Negli abissi, nel fondo del mare, al polo sud. Di tutti i soggetti più o meno malinconici, quale, seguendo la concezione universale dell'umanità, è il più malinconico? La morte è la risposta evidente. E quando questo più malinconico tra i soggetti è il più poetico? Quando si allea alla bellezza. Dunque, la morte di una bella donna è senza alcun dubbio il soggetto più poetico che vi sia al mondo. Siamo arrivati. Siete ancora in tempo a tornare indietro con noi. Mi fanno troppo gola le vostre 10 sterline. Pensateci bene. Vi ringrazio per l'intervista e spero che i fantasmi di Lord Thomas non mi impediscano di pubblicarla. Noi torneremo domattina all'alba. Buona fortuna. Buona fortuna, mio giovane amico.
Dimenticavo, troverete le torce nella nicchia sotto l'arco della scalinata. Grazie.
Non ti devi lasciare impressionare dalle apparenze, Alan. Dalle tele di ragno, da altre sciocchezze. Questi rumori sospetti, queste apparizioni fantastiche, devono essere esaminate immediatamente. Perché esitare anche per un secondo equivarrebbe ad aver paura. Un effetto ottico. Molto semplice. È un effetto ottico, solo questo. Manda mio fratello. Se vostro fratello è Lord Thomas Blackwood, sì. Mi chiamo Alan Foster. Il mio nome è Elizabeth. Vostro fratello mi aveva detto che il castello era disabitato. Sì. So che dice questo perché per lui io sono morta. Morta? Sì. Non ha più voluto vedermi da quando abbandonai il suo mondo per cercare qui quella felicità mai trovata. E voi non siete riuscita a convincerlo a riconciliarvi? No, sono rimasta sola. Allora, forse è meglio che me ne vada. Avete paura di me? No, ma se avessi saputo non avrei accettato questa scommessa. Sì, naturalmente. La famosa scommessa che fa mio fratello ogni anno per procurarmi la compagnia di una notte e dar credito alle leggende e alle fantastiche storie che si raccontano su questo castello. Sono storie vere? Tutte storie fantastiche, coincidenze, fatalità. Ma non volete vincere la scommessa? E qualcuno prima di me ha già vinto? Il passato non conta. Adesso ci siete voi e ci sono io con 100 sterline. Veramente, io ne ho scommesse solo 10. Non sono ricco come pensate. Non vi arricchirete, ma almeno potrete aiutarmi a fare un dispetto a Milord. Venite. Di sopra ho preparato la vostra stanza. Sapevate del mio arrivo? Naturalmente. Voi o un altro. Ogni anno arriva qualcuno questa notte. Questa notte. La notte dei morti. Di che avete paura? Chi le ha spente? Nessuno.
Tutto si spegne e si riaccende qualche volta, dovreste saperlo. Voi state tremando. Oh, c'è freddo qui. Andiamo. È mai possibile che debba essere proprio io, una donna, a farvi coraggio? Avevo più fiducia in voi. Guardate! Cosa? Il quadro. Anche adesso la luce delle candele mi ha giocato un brutto scherzo. Un brutto scherzo? Un banale effetto ottico, senza dubbio. Il ritratto della vostra antenata mi è apparso come un'immagine viva. Ma Giulia non appartiene alla famiglia Blackwood e per di più alla mia stessa età. Scusatemi, sto commettendo un sacco di sciocchezze. Vi prego di porgere molte scuse da parte mia a Lady Giulia, sebbene io non abbia il piacere di conoscerla. Penso che la conoscerete molto presto. L'ho trovato per terra, nelle scuderie. L'ho portato su, pensando che forse... Ah, grazie. È da molto tempo che lo cercavo. Lo avevo perso. È strano, mi ero preparata a passare una notte spaventosa con diabolici fantasmi e invece sono in sì deliziosa compagnia. Se volete alludere alla mia compagnia, non resterete deluso, Alan. Io non deludo chi mi piace. E voi mi piacete. Ma Giulia è molto scostante, specialmente con gli uomini. Ecco, qui sopra troverete un po' d'ordine. Dovete scusarmi, ma non ho più servitù e quindi ho dovuto abbandonare il piano terra. Queste stanze però sono ancora sufficientemente accoglienti. Venite qui, Alan, vicino a me. Ditemi cosa avviene fuori di qui nel mondo e parlatemi di voi. A Londra niente di nuovo. La solita nebbia, la solita noia, le eterne tradizioni. Questa è Londra così come l'avete lasciata voi. Non avete perso niente a rimanere chiusa in questo castello. Chi ci ha rimesso sono i londinesi, che sono stati privati del piacere di poter ammirare il vostro charme e la vostra bellezza. Siete gentile e conoscete a meraviglia l'arte di rendervi gradito ad una donna. Dico solo ciò che penso. E la verità non è un complimento. Vi ringrazio. Per anni non mi sono sentita così donna come con voi. Se non sbaglio avete chiesto che vi parlassi di me. È presto detto. Povero, celibe, senza parenti. Ho 30 anni, faccio il giornalista e mi sento tremendamente solo. Sono disperatamente sola anch'io. Posso farvi compagnia? Sono felice di conoscervi personalmente, Miss Giulia. Elizabeth vi ha parlato di me? Oh, ha solo appagato la mia curiosità, che non riusciva a staccarsi dal quadro nel quale la vostra bellezza è solo accennata. Mi lusingate. E che vi ha detto sul mio conto? Il tuo nome, soltanto il tuo nome. E pensi che dovrei ringraziarti, esserti grata per la tua discrezione? No, credo che avresti fatto molto meglio a non venire. E perché, sentiamo? Vi disturbo forse? Oh, affatto. Si stava parlando di Londra e un po' di me, prima d'andare a letto. Certo, insieme. Ma che dici, Giulia? Oh, scusate. Non volevo affatto alludere a ciò che Elizabeth ha immaginato. Volevo soltanto dire nel medesimo tempo, non nello stesso letto. Basta! Buonanotte, Foster. Buonanotte.
Non mi resta che associarmi e augurarvi anch'io la buonanotte. Anche se per voi non sarà più tale. Francamente non vi capisco. Non dite bugie, Alan, non sapete dirle. Chi vi ha detto il mio nome? Nessuno. L'ho colto sulle dolci labbra di Elizabeth appena sono entrata. Buonanotte. Te lo ripeto per l'ultima volta, Giulia. Devi smetterla di offendermi, di umiliarmi, di perseguitarmi. Tu non sai cosa sono capace di fare. Lo so. Ma cosa puoi farmi? Uccidermi, forse? Non puoi, mia cara. E allora? Sta zitta! Non sei soddisfatta d'essere stata la rovina della mia vita? Perché insisti ancora a perseguitarmi così? Ti piace Alan, vero? Avanti, dillo. Dillo che ti piace. Sì. Mi piace. Mi piace e lo desidero. E non lo ami? Ma sì, lo amo. Poverina. Se non fossi arrivata io, adesso saresti felice nelle sue braccia. Felice? Sì, forse con lui sarei stata felice. No. Non è vero, non lo sei mai stata. Ma forse questa volta avevo come un presentimento. Oh, ti prego, Giulia, ti supplico, sii buona. Dammi ancora una possibilità, una sola. No, solo vicino a me sarai felice. Vattene! Io sono una donna, capisci? Una vera donna. Non c'è posto per te nella mia vita. Quale vita, Elizabeth? Ti rendi conto di ciò che dici? Ti disprezzo, Giulia. Ti odio! Ti odio! Scusatemi, ero venuta solo a vedere se dormivate. Sarei poi tornata nella mia stanza senza svegliarvi. Volevo leggere un libro molto interessante. Passo tutte le notti al giornale e non riesco ad addormentarmi prima dell'alba. Vi dispiace se resto un po'? Non vi pare. Credo che soltanto un imbecille o una normale potrebbe rifiutare la compagnia di una bella donna come voi. Carmus, non è con queste letture che concilierete il sonno. Ve ne scelgo uno io. No, vi prego. Restate qui. Come potrei leggere un libro quando ci sono tante cose da leggere nei vostri occhi? Cosa c'è scritto nei miei occhi, Alan? Baciami. Stringimi a te. Sono prendimi, c'è scritto. Oh sì, prendimi. Toglimi con il tuo calore dal mio freddo senza speranza, sì, senza speranza. Oh sì, prendimi, baciami, amore. Oh Alan, io vivo solo quando amo. Thank you.
sgualdrina. Lo sapevo. Lo sapevo che sarebbe finita così. Dove vai? Lasciami. Tu non c'entri in questa faccenda. Malgrado tutto, l'amo ancora. Non lo fare. E perché non dovrei? Per farmi trattare sempre così? Herbert deve sapere. E subito. Ci siamo incontrati troppo tardi. Amore, quel che conta è l'averti trovata. E adesso resteremo uniti per sempre. Per sempre divisi. Io nel mio mondo e tu nel tuo, fuori di qui. Ma il mio sarà il tuo, Elizabeth. No, io non posso ritornarci, non mi appartiene più. Elizabeth! Che c'è, Alan? Oh, che paura. M'era sembrato che il tuo cuore non battesse. Il mio cuore non batte, infatti. Non batte più da 10 anni. Io sono morta. Morta. Elizabeth! No! Lui no! Elizabeth. 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 Elizabeth! Non è possibile. Non è possibile! Tutto qui è possibile stanotte. Ma non preoccupatevi per Elizabeth. Ma Elizabeth è scomparsa! Riapparirà. Bisogna ritrovarla. È ferita, curarla. È inutile. Come inutile? Ma siete tutti pazzi qui. Ma insomma, non capite che... C'è già chi si occupa di lei. Fidatevi di me. Chi siete? Sono il dottor Carmus. Carmus? Il famoso studioso di medicina? Sì. Non si hanno notizie di voi da molto tempo, si pensava che foste... Morto? Sarebbe più esatto dire che ho smesso di vivere inutilmente in un mondo che non mi dava la possibilità di completare i miei studi. Ma vi vedo sconvolto. Avete bisogno di bere qualcosa di forte. Venite.
Ho una riserva di eccellente whisky nel mio studio. Accomodatevi. Distendete i vostri nervi, Foster. Vi chiamate Foster, non è vero? Come lo sapete? Vi ho sentito parlare con Elizabeth. Allora voi? Sì. Ho visto tutto. Ho sentito tutto. Ma non potevo intervenire per nessuna ragione. Capirete poi il perché. Sedetevi. Bevete tranquillamente il vostro whisky. Non riesco a capire. Ho l'impressione di vivere in un incubo. Eppure sono convinto, sono certo che Elizabeth è viva. Ho sentito il suo corpo vibrare. Ho sentito il suo calore. Perché essa in quel momento viveva con la forza dei sensi che non riescono a morire. Che volete dire? In ogni essere umano esistono tre forme di vita. Quella del corpo, che è la più debole. Quella dello spirito, che è indistruttibile. E quella dei sensi, che pur non essendo eterna, può continuare per molto tempo ancora dopo la morte. Specialmente quando un essere umano viene strappato alla vita con un atto di violenza, in un momento particolare in cui i sensi vivono una intensa emozione. Insomma, non si muore completamente quando non si è preparati a morire. È una teoria completamente assurda. Ma io posso dimostrarla. State attento. Questo rettile è velenosissimo. In questo momento i suoi sensi sono tutti tesi in una violenta emozione di difesa. Teoricamente, il rettile sarebbe dovuto morire nel momento stesso in cui ho vibrato il colpo. E invece continua a vivere. Ho già fatto questo esperimento da ragazzo. Sì, con le lucertole. È vero che il corpo si dibatte per qualche secondo ancora, ma poi... Ecco. Ora ha cessato completamente di vivere. Provate ad accostare la mano. Attento. Le sue ghiandole secernono ancora veleno. Il rettile è morto, ma il suo senso di difesa continua a vivere. Ma non per molto. Naturalmente, cessando la circolazione del sangue, fonte di vita dei tessuti, interviene il processo di decomposizione e muore anche il motore sensorio. Io non credo che questa vostra teoria sia applicabile agli esseri umani. Dovete crederci. Perché ne avete avuto la prova. Avete visto Elizabeth. Avete parlato con lei. Avete sentito il suo corpo fremere fra le vostre braccia. Eppure, Elizabeth è seppellita laggiù, nel cimitero del parco. E gli altri? Anche loro sono laggiù, vittime dello stesso destino. Quale destino? Venite con me. E lo saprete. Tra poco i morti ritorneranno a vivere l'ultimo episodio della loro esistenza terrena.
Solo la mente malata di Lord Thomas poteva mandarvi qui la notte del 2 novembre. Sadico e spietato come il suo bisnonno, il primo conte di Blackblood. Blackwood. Ottenne di cambiare il casato in Blackwood, bosco nero anziché sangue nero come era in origine. Fu nominato Lord per aver impiccato segretamente agli alberi del parco i tanti nemici della corona. Era il boia di Londra. Non vi meravigliate, Foster. Troppe cose dovete ancora vedere. Professore, vi prego, parlatemi di Elizabeth. È l'ora. Le parole non servono più. Guardate. Vuoi bere qualcosa? Oh, sì, sì, grazie. Cosa vuoi? Vieni fuori, non posso vederti lì con lui. Le scuderie, vattene. Elizabeth, non ti vedevo più. Sono grazie. Qui io a farle la guardia. Grazie, Giulia. Lo hai già fatto per i 4 mesi che sono stato fuori. E adesso tocca a me. Un magnifico quadretto familiare. Vai via. Sì, William, torno a Londra stasera. Domani ho impegni al mattino e sai che odio le levatacce. Non sei più il cacciatore che si alzava all'alba. La città ti ha rovinato. Lascio a te l'onore delle grandi cacce. Grazie per la magnifica serata e piacere di rivedervi insieme. E tu, William, cerca di non lasciarla più tanto sola. Ho venduto tutti i beni che avevo in America. Non ho più ragione di viaggiare altro che per diporto. Che ne diresti di una bella crociera in Europa, tutti insieme a primavera, Francia, Italia? Non è una brutta idea. Verremo presto a trovarvi a Londra e ne parleremo. Sì. Lascia. No, no, posso benissimo andare io. Tu rimani pure qui con gli ospiti. Buonanotte. Arrivederci, Thomas. Addio, William. Ciao, cara. Arrivederci. Arrivederci, Elizabeth. E divertitevi. Ciao, alla Thomas. Casa. Grazie. Dai. Non voglio che torni con quell'uomo. Ma non dire sciocchezze. Lui è mio marito. Non puoi tornare con lui. Tu sei mia. In questi mesi hai provato cos'è l'amore vero. Tutto ti ricorda ore indimenticabili. Partirà ancora, te lo assicuro, Herbert. Ma adesso lasciami. No. Andresti con lui, lo so. Ti ucciderò se torni ancora con William. No, lasciami. No. No.
Non voglio. Io. Ciò che avete visto appartiene al passato dei Blackwood, ma è solo un piccolo antefatto. La vera tragedia comincia ora. Venite. Solo quando amo. Ti prego, non piangere. Tutto è passato ormai. Ci sono io più contento. Non piangere, ti prego. Ti prego, Elisabeth. Ma via, vattene! No, ti prego. Vattene! Non respingermi. Io ti odio, ti disprezzo. Io amo gli uomini, capisci? No, non è vero. Oh, sì, invece io ti odio, sei un'assassina, lasciami! Non posso più vivere con te, basta. Non ti lascerò più. Resteremo sempre insieme. Preferisco morire che fare questo. No, non dirlo. Non puoi. Perché io, Elisabeth, ti amo. Fermati! Carmus, lasciatemi! Lasciatemi! Nessuno vi trattiene. Siete fermo nel presente, Foster. E non potete varcare le soglie del passato. Non è vero. Questa è tutta una mistificazione. I morti vivono in un altro spazio.
in una diversa dimensione. Convincetevi. Lasciatemi e vi convincerò io del contrario, Carmus. Sbagliate ancora, Foster. Guardate, c'è il nulla dietro di voi. Lasciatemi! No. È inutile che vi nascondiate. Carmus! Carmus! Elizabeth! Carmus! Carmus! Carmus, dove siete? Mostratevi, ve ne supplico! Dite a Lord Thomas che ha vinto la scommessa! Carmus! Voglio uscire di qui! Non ne posso più! Carmus! Carmus! Aprite, Carmus! Lo so che vi siete chiuso lì dentro! Aprite! Aprite! Carmus! Vi ho già detto che ho perduto la scommessa! Abbandono! Carmus! Io divento matto! Divento matto! Thank you.
Carmus!
Attento, Carmus! State attento! Avete visto come e perché sono morto? È meraviglioso, passeremo qui una prima notte indimenticabile. Prima notte d'amore e di terrore, se quanto dice Lord Blackwood è vero. A non lasciarmi nemmeno un istante. Cos'è? Hai paura, signora Perkins? Sì, di tradirti con un fantasma. Non entrate. Non entrate! Fermatevi! Ci penso io. Non salite, vi vogliono uccidere! Voi non volete che esca. E va bene. Non ho paura di voi! Voi siete morti! Io sono vivo! Mi sentite vivo? Che è stato? Un fantasma che ci spia dal buco della serratura. Non fare lo sciocco, va a vedere. Va bene. Ma torno subito.
Ora tocca a te, Foster. Voglio il tuo sangue, scappa, Alan, ti prego, scappa, scappa, scappa! Elizabeth! Seguimi, presto! Elizabeth! Elizabeth! Sarà l'alba. Nostra mano ormai. Non potrai sfuggirci. Il tuo destino è segnato. No! No! Non vogliamo rinunciare alla vita. Sarà la nostra vita. Dov'è il tuo? Elizabeth! Forse riuscirò a salvarti, vieni! Perché non sei con gli altri? Perché ti amo. È incredibile, non ho mai amato nessuno in vita mia come amo te. Ma tu sei viva? No, vorrei esserlo, Alan. Ma ti supplico, scappa, presto, prima che sia troppo tardi. Eccoli che arrivano. Esci nel parco. Una volta varcato il cancello sarai salvo. L'alba è vicina. Va, presto. Sì, ma tu vieni via con me. No. No!
No, lasciami. Non puoi riportarmi in un mondo che non è più mio. Lasciami. Io sono morta, ma non lo capisci? Sono morta. No, Elizabeth, perché tu sei viva. Convinciti, sei viva. No, yeah. Alan. Alan, lasciami. Lasciami, ti prego, io non ti posso seguire. Alan. No, lasciami. Alan, non posso più seguirti. Vieni. Alan, lasciami. Vieni. Lasciami, ti scongiuro. Elizabeth. Amore. Ce l'ha fatta. È lì, davanti al cancello, che ci aspetta. Ferma, Alastair. Foster. Nessuno ha mai resistito alla notte dei morti. Purtroppo avete perduto la scommessa, ragazzo. Andiamo. Provvederò a farlo seppellire nel parco. Quando scriverò questa storia, nessuno ci crederà. Come sempre.